Il sequel del famoso Quattro Carogne a Malopasso è ispirato alle gesta cinematografiche di Vito Colomba, che negli anni Ottanta girò il lungometraggio con mezzi amatoriali. Il nuovo film, uscito nelle sale cinematografiche, racconta le imprese dei figli dei vecchi protagonisti, Billy Nelson in testa, con un filo conduttore che parte proprio dal cavatore di marmo che sognava di girare un film. E alla fine ci è riuscito, per di più interpretando se stesso. Ieri, mentre andavano i titoli di coda, gli applausi sono stati tutti per Vito Colomba, visibilmente emozionato. Mi commuovo perché vedo di fronte a me oggi tante bellissime persone, gente di cultura che mi stanno onorando, e anche voi, e quindi provo una tanta emozione. Un evento bellissimo, e grazie a Maurizio Macelloni, a Rosario Neri, e anche un grazie a Giacomo Pilate, che ho conosciuto in prima persona allora, 30 anni fa, e grazie a Giacomo sono qua di fronte a voi. È un film anche molto divertente, molto brillante. Poi va al cinema Aurora a Palermo, dopodiché parte anche in Toscana, e poi dopo che gira tutta l'Italia questo film sarà proiettato anche in Cina con i sottotitoli cinesi. Al cinema Arlecchino c'erano gli attori che hanno recitato in Colomba Legend, pellicola prodotta da Loro Bea di Maurizio Macelloni con la regia di Rosario Neri. È stato un lavoro partito dalla grande volontà e amore di Vito Colomba. Senza di lui questo piccolo capolavoro non si poteva raccontare. Era perplesso Vito Colomba quando è rammaricato perché tutti i suoi vecchi personaggi non erano più in vita a buona parte, e quindi quando io ho capito che questo personaggio doveva continuare a vivere per dare ancora la sua cinematografia, raccontando il suo territorio di Custonaci, ho detto: Vito, raccontiamo i figli dei vecchi personaggi storici. Fra gli interpreti Maurizio Bologna, Francesco Russo e Diego Gueci. Tra gli attori che hanno avuto una parte nel film ci sono anche molte persone di Custonaci e dintorni, dove è ambientata Custon City, ovvero tra la grotta Mangiapane e le pendici di Monte Cofano, con i suoi scorci mozzafiato, il santuario con meravigliose inquadrature sul Rosone. Immagini che, proiettate nelle sale cinematografiche di tutta Italia, sono approdate ai David di Donatello. Alla prima di Colomba Legend, curata dallo scrittore Giacomo Pilati, c'erano l'ex primo cittadino Peppe Bica e l'attuale sindaco Giuseppe Morfino, che ha annunciato l'intenzione di volere proiettare il film a Custonaci. Vito Colomba, un nostro concittadino, un cavatore eccellente, oggi raggiunge un obiettivo, un sogno di una vita. Credo che davvero è un successo per lui e per il nostro territorio. Io ringrazio lui, ringrazio il regista, ringrazio quanti hanno collaborato a realizzare questo importante film, che ho già letto, che ha avuto pareri positivi da tanti critici cinematografici. Questo è davvero importante. Ripeto, non pensavamo tanti anni fa, quando abbiamo visto Quattro Carogne a Malopasso, che oggi si raggiungesse questo traguardo così importante per Vito Colomba e per il nostro territorio.